si inaugura l'area antistante la Torre Guevara, un progetto curato dall'Ufficio di Edilizia e Patrimonio della Provincia di Potenza, Ingegner Spera, un progetto che ha una matrice culturale, storica e turistica. Sì, è un progetto che ha molteplici modi di essere letto, un progetto per recuperare e tirar fuori un monumento nascosto e dimenticato qua un po', un progetto per riqualificare uno spazio urbano e un progetto anche per diffondere quella che è la conoscenza della storia di questo luogo, che è un po' anche la storia della città. La storia della città che sarà possibile conoscere grazie all'utilizzo delle tecnologie immersive. Sì, prima di tutto attraverso la fisicità del luogo. La pavimentazione realizzata di per sé corrisponde alla sagoma dei fabbricati preesistenti, quindi i locali dei Guevara, il convento dei frati cappuccini, la chiesa di San Carlo e l'ampliamento che ci fu per realizzare un ospedale più moderno all'inizio del Novecento. Oltre a questo ci sarà anche la possibilità di fruire di questi spazi attraverso degli ausili diciamo tecnologicamente avanzati. Una prima esperienza si farà già all'interno della realtà urbana nel centro storico, dove una mappa interattiva guida anche il visitatore e fa anche conoscere delle altre realtà lungo la strada. Un'altra applicazione rende possibile una immersione in quella che è suggestivo poi questa immersione in quella che fu il tempo di donazione di questa struttura e questa prima struttura da parte della contessa Guevara ai frati cappuccini perché realizzassero una prima infermeria per i poveri e per i frati ammalati e poi quindi il modo con cui è andato via via aumentando e accrescendo questo complesso monumentale fino a quando tristemente non è stato abbattuto. Quindi questo sarà possibile viverlo in modo, diciamo così, virtuale. Poi all'esterno con dei dispositivi è possibile anche collimare degli stemmi appunto dei Guevara, dei frati cappuccini e dell'ospedale per poter poi vedere praticamente attraverso questo device come erano effettivamente questi stabili, apprezzarne la consistenza e anche visitarli dall'interno. Ai tempi di realizzazione abbiamo impiegato circa 2 anni perché si è dato anche spazio a tempi di approfondimento archeologico, si sono utilizzate varie risorse, per cui la tempistica esecutiva, diciamo vera e propria, è stata intorno ai 18 mesi. L'intervento è stato finanziato con più sponde finanziarie, un primo intervento del PIOFESR nell'ambito di un programma che si chiama ITI Potenza Sviluppo Urbano, che è stato concertato dal Comune, dalla Regione e dalla Provincia, in particolare per questo intervento e un altro intervento gemello nella Villa del Prefetto. L'investimento complessivo è stato di 1.200.000 euro. La Provincia poi ha curato un'integrazione di questo finanziamento mediante risorse rese disponibili dall'amministrazione provinciale. Il prefetto invece gode di 2 finanziamenti diversi. Il finanziamento PIOFESR implica dei lavori che sono già completati, ma ci sono dei lavori molto importanti finanziati nell'ambito del piano nazionale del PNRR che danno la possibilità di fare interventi sulla parte agronomica, quindi sul verde e anche sulla parte monumentale. Per questi lavori abbiamo ancora tempo fino alla primavera.